Siamo alla terra del gusto, sono con Tiziano Panconi, parliamo di arte. Una volta si diceva impara l'arte e mettila da parte, l'abbiamo veramente messa da parte quest'arte. E beh, in questo periodo, anche a causa di queste restrizioni governative anti-Covid sicuramente, e forse sottolineerei anche ingiustificatamente, nel senso che le opere d'arte certamente non contagiano, e soprattutto i musei si visitano o si possono visitare facendo biglietti online, tenendo le mani in tasca nel proprio cappotto, presentando un ticket online anche sul cellulare, a uno scanner, con della segnaletica trasversale, con presenze contingentate, con le mascherine naturalmente, con il giusto distanziamento sociale. E quindi, insomma, posto che sono da evitare le file che abbiamo visto agli Uffizi, prima del lockdown, con i milioni di visitatori che fanno Uffizi, o altri musei, ma sono pochissimi i musei italiani che fanno questo numero così alto di visitatori, direi che i musei con le giuste regole, dovrebbero essere visitabili. Adesso c'è stata un'apertura da parte del governo, in quanto nelle regioni gialle, ma solo in quelle gialle, e solo nei giorni feriali, si possono visitare i musei. Ecco, questo naturalmente è un problema importante per tutto l'indotto. Perché? Perché, dietro all'arte c'è l'art system, cioè un sistema complesso, multiforme, composto da grandi e piccolissime aziende, come spesso è l'economia italiana, quindi piccole imprese, che si dedicano alla gestione, la tutela e la promozione dei beni culturali. Quindi penso per esempio alle aziende di trasporti di opere d'arte, penso ai tipografi, penso a chi si occupa di sicurezza, penso agli uffici stampa, agli editori, tutta una serie di, ormai di, a tutti, tutte le aziende che svolgono servizi di bookshop o per i musei, che ormai sono un anno che vivono in questo stato di sofferenza, e alcune hanno già chiuso e alcune chiuderanno, e purtroppo sono professionalità che non riusciremo a recuperare. Quindi ritengo che sia stato fatto ancora troppo poco. Io in questo momento sono promotore e curatore di una mostra al MART ideata da Vittorio Sgarbi con la co-curatela di Beatrice Avanzi, promossa da un comitato di studio che ruota intorno alla figura di Boldini, la mostra dedicata a Giovanni Boldini, questo grande artista che visse per 800-900. E dopo tanti mesi di attesa, la mostra deve essere aperta il 13 di novembre. Finalmente, lunedì, quindi ieri, è stato possibile aprirla. La mostra si trova a Rovereto, ma chiaramente nessuno può andarla a vedere, cioè solamente i locali. Quindi ovviamente non ci sono introiti dalla bigliettazione, non ci sono cataloghi venduti, non ci sono gadget venduti, cioè c'è tutta un'economia che si è fermata. E allora la domanda che occorre porsi è: ma si poteva fare di più e meglio? A mio modesto parere, si poteva fare senz'altro di più e meglio, cioè si poteva organizzare questo comparto della cultura facendo le distinzioni. Per esempio, è mai possibile che valgano le stesse regole, appunto, per Pompei, il Museo Egizio di Torino, gli Uffizi, Capodimonte, o per esempio il Museo Civico di Pistoia, dove nelle visite che io faccio al museo durante l'anno non ho mai avuto il piacere una volta di incontrare anima viva all'interno dei musei, se no gentilissimo personale che ti accompagna. Ecco, è evidente che c'è una struttura, che c'è qualcosa che non funziona, perché non si può fare di tutta l'erba un fascio di realtà come quelle italiane, che sono diversissime l'una dall'altra. Ecco, Boldini, mi verrebbe da dire uno dei tanti, ma non per sminuirlo. Noi in Italia siamo ricchissimi, prodotti del territorio ce ne abbiamo tantissimi, siamo forse il paese al mondo più ricco di prodotti del territorio, siamo i più ricchi di vini, siamo i più ricchi di personaggi di cultura e siamo ricchissimi quindi di anniversari, Boldini, Dante quest'anno. Ne abbiamo veramente tanti. Ecco, come non facciamo a non disperdere questo patrimonio culturale che andrebbe mantenuto e ricondiviso anno per anno, giorno per giorno? Beh, questo è il problema intrinseco dell'Italia, cioè è il paese, in Italia dove ci sono più opere d'arte, più patrimonio culturale.
E quindi, come sempre, chi ha troppo poi non apprezza quello che ha. E questo è il caso, per esempio, anche di Pistoia. Boldini visse a lungo a Pistoia, ha vissuto qualche anno a Pistoia, a Firenze, ma poi conobbe la signora Falconer, una nobile inglese che viveva a Colle Gigliato, che lo ospitava continuamente dalla metà degli anni 60 fino alla fine degli anni 60, dove fra l'altro dipinse gli affreschi della Falconiera che sono oggi conservati al Palazzo dei Vescovi. Quindi una presenza, diciamo, quella di Boldini che ci riguarda da vicino anche come pistoiesi. Ecco, è un po' il nostro male, cioè abbiamo di tutto un po' e abbiamo un patrimonio culturale infinito, quasi diciamo indefinibile addirittura, cosparso a macchia di leopardo su tutto il territorio. Per esempio la Francia con gli Uffizi hanno un patrimonio molto concentrato, principalmente, scusi, ho detto gli Uffizi, un lato volevo dire il Louvre. La Francia con il Louvre hanno un patrimonio molto concentrato, perché hanno questa che è forse la più grande collezione del mondo, quella del Louvre, e è tutta lì. Quindi non occorre andare, insomma, come a Firenze, dove si va al Bargello, si va alla Galleria d'Arte Moderna, si va agli Uffizi, piuttosto che in altri musei. Cioè, si va al Louvre. E quindi lo sforzo è concentrato, la comunicazione è concentrata. È un caso abbastanza, come a Londra, per esempio, come in Inghilterra, come a maggior ragione negli Stati Uniti, che è, diciamo, dal punto di vista culturale una nazione, insomma, un contesto culturale relativamente più recente. Ecco, dove hai dei luoghi, dei grandi luoghi, che sono deputati all'esposizione, alla promozione, alla valorizzazione del patrimonio culturale, e sono quelli. In Italia è tutto museo a cielo aperto, dalle chiese ai musei, a qualsiasi cosa. Addirittura entri, l'altro giorno ero a Torino, sono entrato, era una delle strade principali di Torino, mi affacciavo dentro, ogni palazzo ha delle corti bellissime, addirittura con sculture monumentali, insomma, quindi è veramente un patrimonio diffuso, questo è il problema. Naturalmente si può fare qualcosa per questo, occorre essere capaci di intercettare i flussi turistici, di mettere in collegamento fra loro i piccoli musei per creare un sistema diffuso, insomma, ci sono delle strategie, delle politiche culturali che si possono fare per diciamo, tutelare e promuovere il nostro patrimonio. Benissimo, io ringrazio Tiziano Panconi, ci vedremo prestissimo per parlare di Pistoia e della sua cultura. Grazie Tiziano, a presto.